Okay. Fai solo una volta Inkling e Samus. Ok. Vai, intanto iniziano, ma Gioco ha preso Ness. Ma chi ha vinto tra Vincenzo e Dani? Vincenzo. Mamma mia, quindi Vincenzo sarà sempre più alto adesso. Ma no, come sarà a Crono. No, vabbè, ora è caldo. Vabbè. Però se vuoi... Che cazzo? Uno. Due. Fai up game. E poi li devo rimettere. No, non c'è bisogno. Vabbè. L'importante è che si vedono nella schermata sola. Comunque qua iniziano. Gecko picca Ness. Che bello, effettivamente l'altro PG che usa a parte Falco. Ma lui usa in realtà un sacco di PG. Però per lo più credo Ness e Falco. Quindi... Sì, sì, era fine Ness e Falco. Vabbè, due è finita con gioco, peccato. Ma... Peccato. Giocato bene. No, ho studiato un matchup, però... Vabbè, purtroppo... Ora per Vinix purtroppo. Sì, ora Vinix mi batte. Vabbè ragazzi, castiamo. No, basta, castiamo. Ricevo, usa diversi PG, però sta decidendo di usare Ness. Immagino che sia per perché il matchup, sì. Anche per il down B di Ness principalmente. Che... il matchup è buono per Ness. Lo yo-yo al board è molto forte, però adesso senza double jump è morto. Ma Peppino non vai a sgardare, Peppino impara a sgardare. questo è assolutamente cozzo. Cioè era Ness senza double jump da buttarsi e cliccare A, che il nerd di Robin è grosso così, l'avrebbe ucciso. Invece attenzione. Peppino sta on stage, vabbè. Peppino, se perdi questa stock per primo sei veramente... serve, dovresti perdere tutto il set per quello che hai fatto. Vabbè, comunque. Vabbè, intanto sono in una situazione. Mamma mia, distrutto un godo, ragazzi. Ferry, imparate a sgardare, Ferry ragazzi. Grab. Ragazzi, imparate. Qua sta esplodendo. È partito un allarme. Sta esplodendo il negozio. Ah, perché no. Peppino non sa sgardare. È solo Lynx che ha distrutto la vetrina. Non è Peppino non sa sgardare, quindi. È partito l'allarme. È partito l'allarme e hanno fatto benissimo. Comunque gioco con la lead, gioco on fire. Oggi, ma che ha mangiato a colazione? Un po' di Robin e patate. Robin e patate? Sì. Mamma mia! E poi giustamente sgarda quando... Ha fatto questo F smash a nulla, sì, però... Sì, e poi Peppino è sgarda quando non c'è la Levin, giustamente. Bravo Peppino, bravo, va bene. No, ma... qua, gli è partito... niente, è impazzito, ragazzi, è scoppia poi subito dopo. E quindi però lead di 81%. Gli ha preso la roll, insomma. Gecko comunque sta giocando bene. Secondo me sta cercando un po' è pazzito, di... No. Ok, vabbè, mamma mia, ho preso, ragazzi, un infarto, ve lo questa giuro. Questa roll che non ci stava, diciamo. Vabbè, classic Robin al bordo che non può fare niente, eccetera, eccetera. Sta finendo la Levin, ecco. Però. Sì, vediamo però. Se Peppino se ne è accorto. Sì, è finito, certo. Anche il 6D, ma quello non se ne è accorto. Vabbè, finita la spada. Però ha ripreso tutto. Diciamo, Gecko si è fatto prendere da uno sferato un po' prevedibile. Diciamo che. Ma che fa? Che fa? È impazzito. È pazzo, ragazzi. È assolutamente pazzo. Eppure dai, oltre che è pazzo. F smash random, vabbè, ci sta. Up smash lo prende da sotto. Up smash. Ah, è up smash, ma tutti sono uguali. Cioè, il do smash deve essere girato per prendere da sotto. Up smash no. No, io non li so questi trucchi incredibili. Scoppia subito dopo. I trucchi incredibili. Rino Peppino non l'ha ancora sgardato, ricordiamo. Vediamo se ci riuscirà entro la fine di questo set. Peppino penso di non averne bisogno probabilmente. Vabbè, sì, Peppino sta vincendo, quindi. Ma come l'ha preso? Vabbè, Sakurai, please fix this game. Già. Tanto lui fa down B e lui fa fail. Comunque è uscito finalmente un gioco più buggato di Smash dopo tutti questi anni. Però comunque graficamente almeno Smash è decente. Sì, ma infatti graficamente su... Pokémon no. No, Pokémon è inguardabile. È lagga pure. Sboccare quel gioco. No, penso che. Spero che fallisca. Chi se lo compra è veramente carabiniere. Se ti di spada e scudo è impossibile. Sì. Ha avuto inizio migliore. Vabbè, allora le persone non capiscono niente, evidentemente. Gioco, oh my god! Qua intanto Peppino carica. Al contrario. Cosa? Invertiti. In che senso invertiti? Cioè Peppino è sinistro. Ok. Vabbè, 1-0 quindi per Peppino che comunque che anche se non è Giugarda si è preso lo stesso. Ma c'è Shingo, perché non sei qua? Ah, ma c'è Shingo. Ormai vive. Ciao Shingo. E quindi doveva venire solo per il mensile e poi se ne andava. Magari Shingo che fa. Così eravamo 25. E invece quindi in passe pand, porca gioia nel frattempo. Attenzione, Peppino contro. La tizia alfa però da mandare, secondo me, dai, era un bel set. E stanno giocando. Porco Dio. Ah, tanto segnaliamo che è iniziato il match a questo punto. Ragazzi, sapete che la tizia alfa stanno giocando da 3 secondi. In realtà quando che non giocano tipo Yoshino... da quando ero. Giocavo io ancora con Jog, quindi non so da quanto tempo stiano. Anche Panda e Shinon giocano da un bordello. Anche Panda e Shinon stanno giocando, ma non ci interessa perché ripreso un battlefield.
Sì, prosegue. Questo NES nuovamente, secondo me, ci sta, è andato bene in realtà, quindi... No, ma lui è partito bene, ripeto, secondo me l'unica cosa che sta sbagliando è ogni tanto cercare qualche clippina ironica un po' a sì, caso. Sì, siete che gioca un po' acerbo, che, diciamo, però... Che non entrerà mai, soprattutto su un player come Peppino, che meno male ha la sua esperienza. Peppino è molto bravo, molto bravo. Quindi, oddio, è morto a zero, ragazzi, è morto a zero. Come mai stavolta è bracket normale? Perché siamo pochi. È morto a 0%, ragazzi. A zero. A 0%, for real. Poi, che sta succedendo? Un botto di danni. Ma io avevo finito la spada sul backhand, quindi non... Vabbè, però ho preso 39. Sì, sì, infatti. Arrivo. E li abbandono. Che palle, devo andare in bagno, vabbè. Dovrai aspettare. Chi casta, ragazzi? Nessuno. Ah, vabbè. E quindi Peppino, questo game molto diverso dal precedente, una lead molto molto grossa. Vediamo se magari, in base a come va questo game, Jaco potrebbe decidere di switchare PG, di cambiare stage, vediamo. Per ora due stock di lead di Peppino, quindi situazione, fai trick con la spadina. Situazione molto molto buona per lui, continua ancora ad estenderla per pochissimo, prende lo Starfire, però adesso gli è tornata la Levin, infatti subito, mamma mia. Cazzo è successo? Lo sta proprio palleggiando. Potenziale tristock questo game, completamente diverso dal precedente. Diventi a Peppino, veramente giocando molto molto bene. Vediamo tutta questa Levin, per pochissimo non prende questa air dodge, lo sapeva. La protezione di Edgeguard, e qua Jaco sbaglia, quella è una situazione molto importante per lui. Sì, signor, l'hai decisamente dominato, lo sta letteralmente tristoccando. Lo yo clan, che cazzo fa? No! Vabbè. Perché ha fatto quel neutral B? Jaco, che perché l'hai fatto? Comunque. Quindi 2-0 Peppino. Potremmo qua vedere uno switch a questo punto. Dopo un tristock avrebbe senso. Io tra l'altro devo anche andare in bagno. Invece mi ritrovo qua a castare. Vabbè, pazienza. Comunque, quindi vediamo. Vediamo cosa fa Jaco a questo punto. Io prevedo uno switch a Falco, che comunque non penso faccia troppo male contro Robin. Alla fine ha un riflettore molto forte, chiaramente un PG lentissimo. Offstage è una recovery brutta, però offstage in realtà Falco può giocare anche abbastanza bene Robin in realtà, e lo comba molto bene, insomma, potrebbe switchare tranquillamente. Damme cazzi, non penso. E come, non hai due castelle da solo? No, non andare in bagno. Devo uscire io. E devi andare. Ma poi piove. Devo andare a Napoli, Ora di andare a Napoli. guarda che se ritardi ti diamo di più, però. Tanto contro chi, sono contro Giorgio, vabbè. Stendiamo tutte le auto. Vabbè, dai, solo per questo match. Forza Peppino, così. Ma il lì. Ora vado in bagno. Che palle. Scherzo di notte, no? Destati, vediamo. Destati, counter pick della canzone, incredibile. Ci sembra non gioca la Disnaz. Se non gioco prende fatto adesso. Vediamo. Possibile. Sì, infatti. Mi sono perso il caso prima. Verissimo. Quindi effettivamente. Dov'è? Falco qua. Falco rosso. Sarà questo del Milan. Insomma. Ma effettivamente non è proprio nero, è tipo blu scuro. Sì. No, non mi piace. No, è figo. Però vabbè. E quindi. Ma non piace Falco e basta. No, Falco anche a me piace, però la skin è carina. E quindi switch a Falco, boom e chop, non penso sia male alla fine. Cioè, no, essere sicuramente meglio, però insomma ci sta lo switch dopo un tristock. Ma in realtà sai, con il fatto che c'è il reflector frame 1. No, infatti il reflector è molto buono, però capito, è lentissimo. Stage un po' una merda, quindi. Boh, vediamo. Però attenzione combo, missa tutto, bene. Grandissimo. Mi serve. No, però. Paia il reflector. Però funziona lo stesso. Ho l'hitbox dietro, vabbè. Peppino quasi kill percent. La tilt bear, sì. Entra nell'arc fire, forse lo spike, incredibile. Non gli rola dietro, si rola una vicenda. Senza roll di fila, throw. Comunque Peppino senza Levin in questo momento, quindi comunque può stare. Ecco, è tornato, come ho detto. Però vediamo che se lo butto stage. Prova le clip da Falco main. Sì, ci stava in realtà. Appunto, come dicevo, in realtà Falco può guardare abbastanza bene Robin. Non penso sia male il matchup. Però una cosa, il neutral è lentissimo, però anche, non che Robin. Non che Robin, però. Attenzione, c'è. Oh! Ah!
ce l'aveva, peccato. Sì. Oddio. Prova la lettura del quick play, ma non riesce. Stanno partendo un po' di tasti cliccati. Dabbe, e muore a 100, va bene. Momento Robby. Però basta una tilt in realtà a questo punto, quindi. Ma non so ormai, sai. Sì, a voi. No, come non detto. Ma forse ancora. Muore al bordo ancora. Sì. Non mi frega niente a fare. Sta fermo, guardare, ok. Prova il Dead Chase col 6D. No, è già 75, ma che è successo? Beh, Robin. Sì, abbastanza. Bella DA. Come ha fatto a finire così in avanti? Era sicuro già di essere colpito. Becker, che uccide quasi 70. Pochissimo, non la prende con la spada. Prova l'Edgar senza Levin, non avrebbe fatto niente proprio. E altro. Negli occhi. Però il laser non connette con la throw. Bellissimo. Che tristezza. Per che quasi uccide? Sì, comunque questo game diciamo non troppo diverso dal precedente in realtà. Peccato però, perché all'inizio stava andando abbastanza bene. Io Geco comunque in realtà non gioca male, però si perde forse su un paio di cosine ogni tanto. Bel Beccaire, quindi un paio di combo. E la rimetto in piedi. È partito. Pair. Pair non prende da dietro. Non funziona. Oh, però già 50. Dair. Tecca, mamma mia. Ce l'aveva, aveva letto il salto. Mamma mia. E niente, salta una volta. Scoppia, e scoppia, ovviamente, classic. Falco me... preferisce l'aria, però anche Robin. Diciamo, perché questi sono tantissimi danni. Beh, vabbè, non sperato. Ci sono comunque un po' di danni. È sicura. Da 50. Prende la spada. Ah, no, la spada ce l'ha ancora Peppino. Due si guardano. Sto un po' ridere. Sono lentissimi questi bersagli. Fa troppo ridere. Non si muovono. 4? Non si muovono proprio. Veramente, tipo le nonnine. Forse muore. No, sbaglia il timing. Pino lì, però, l'avrebbe probabilmente ucciso. Cancellato. No, già però butta ancora off stage, azione di ledge trap. Fino non far fire, non gli andava. Però gli lancia la spadina. Poi c'è rientrare, bruttissimo recupero di Peppino. Però non viene punito granché. Già buono che mi sa che non aveva neanche arc fire. Ah, forse questo non l'ha fatto, non c'è. Peccato questo backer là. Vabbè, non uccideva, dai. E poi. Bene, ho trangiato malamente. Il Dair è stato scomparso. 3-0. È vero, bravo Jacob. Sì, comunque. Parte... No, ma il primo game soprattutto con Ness era molto close.